Ciao ragazzi, rieccoci su Super Mario Galaxy 2. Ho finalmente finito di caricare le batterie, quindi possiamo continuare a registrare. Dunque, abbiamo fatto la galassia bufera spaziale, ci sono parecchi nuovi mondi da scoprire. Io, come mi avete consigliato, ormai controllo sempre se ci sono delle nuove comete burlone in giro. Per ora non ce ne sono, quindi possiamo continuare con i nuovi mondi. Andiamo orsù in avanscoperta. Qui abbiamo preso tutto, entriamo quindi nel tubo. E in pratica c'è solo l'imbarazzo della scelta. Questo chiede 1500 astroschegge, quindi probabilmente lo vedrò per ultimo. Ora occupiamoci di esplorare i nuovi mondi. Questa è... oh mamma mia, uno di quei livelli con la gravità. Dai, facciamoci questo. Galassia Calamita. Una stella ed una medaglia cometa. Vai! Anche oggi, ora che ho finalmente le batterie cariche, intendo fare un lungo video, un lungo gameplay che poi spezzetterò in più parti. In questo modo avrò più tempo per dedicarmi ad altre serie. Se ci riesco, finalmente, continuare anche Pikmin e le altre. Insolito percorso magnetico. Dai! 4 vite. Mannaggia! Vai che si comincia. Bene, un livello impostato come i vecchi platform. Lì c'è la medaglia cometa, anche se non ci è dato sapere dove, ma ci siamo. Ehi, che è sta storia? No, non facciamo scherzi, Ti sei comportato bene fino adesso? Ah, ok, ci ha fatto entrare in automatico. Ok, tutto regolare, andiamo. Posso accopparti? Aspetta, prova. Vai, semplice. Semplici monete. Nulla di che, dai. Oh, oh mio Dio, è un loop infinito. Aspetta, ecco. Un paragumba. Ho fatto in tempo a prendere le schegge. Voilà. Ora qui possiamo andare verso su. E lì c'è un tubo e una vita extra. E lì si scende, quindi aspetta, prima di andare di là. Ah, ecco qual è la fregatura qui. Bisogna giocare con la gravità. Quindi noi adesso andiamo qui. E poi vediamo se riesco a farlo. Ok, era facile, bastava fare così. Prendiamo questa vita extra. Dopodiché andiamo nel tubo. Tanto sarà il solito livello bonus. Addirittura un fiore del fuoco. Aspetta, prima di prenderlo recuperiamo le monete. Sì, mi avete detto che è praticamente inutile. È solo che mi rode lasciarle, fondamentalmente. Anche perché se poi queste casse scompaiono, magari non le posso più recuperare. Va bene. Cominciamo a spaccare tutto. Ci sono dei tubi. Non so se poi il fiore ricomparirà, quindi... su, su, rapido. Ragazzi, mi sa che dovevo fare una scaletta. Ho sbagliato. Ho sbagliato, ragazzi. Ah, sì, me lo fa rifare, ma... potrei anche uscire e riprovare, non so se me lo permette, ma ce l'ho fatta anche così. Ecco fatto. Oh no, no. Ok, sapete quello che significa questo? Che ci metterò un fracco, perché queste qui sono le missioni che sul primo Super Mario Galaxy mi facevano impazzire. Ok, dimmi. Questa storia non ha fine, è esatto quello che ho pensato anch'io. Ogni giorno si aggiungono nuove casse di rifiuti, sembra di stare nel mio quartiere, ragazzi. Mi faresti un grosso favore? Dovresti bruciarle tutte più velocemente possibile. Ti va? No, non mi va, ma tanto devo farlo. Ok ragazzi, ci metterò un po', quindi sicuramente ci vedremo alla fine di questa lunga sequenza. Bene, al lavoro. E tanto lo devo fare io. Avanti. Fortunatamente le palle di fuoco attraversano le casse, quindi da una parte un po' di vantaggio c'è, ma con 10 secondi, ma che cosa volete che faccia? Dovrò continuare a provare. Ci vediamo tra poco, ragazzi. No, non così, devi darti più da fare. Bene, quindi riproviamo e ci vediamo dopo. Ma...
Se facessi una cosa del genere. Ok, non è male come sistema. Potrei mettermi alla base e distruggere tutte le casse in questo modo. Ok, riproviamo. Ok, finalmente, ci ho messo una manciata di tentativi, ma ce l'ho fatta. Tutto sommato è stato più semplice rispetto a quella del passato. Oh, che gentile, grazie. Ho trovato questa superstella mentre stavo ripulendo. La vuoi? Certo che la voglio. Grande! Bene. Prima superstella del gameplay. Vai! E questa è andata. Abbiamo già trovato una superstella segreta di questo mondo. Non, o meglio, segreta, non so se era già segnata sulla mappa, adesso vediamo subito. Sicuramente era la più scomoda di questo mondo. Siamo a 72 stelle. E sì, qualche manciatina di astroscheggia l'abbiamo recuperata. E adesso c'è anche il fiore del fuoco. Ma che roba sarebbe questa? Un disgustosissimo fiore con la faccia. Ma è bellissimo. Un fiore di fuoco, sei il collezionista delle cose più strane che ci siano in tutto l'universo. Bene. Credo di aver concluso la collezione, non so se manca qualcosa, ma comunque ok. Ah, e mi avete anche detto di parlare con il robottino che abbiamo portato. Stava nella sala da te, mi sembra. Eccolo, perché mi avrebbe dato una vita, giusto? Ehi tu, hai l'aria di essere una brava persona, perciò voglio farti un regalo. Eccoti un fungo one up. Ok, grazie per il consiglio. Anche se mi sembra mi avete detto che me la darà una sola volta, ma è sempre una vita in più. Con questi tempi duri che si avvicinano, sempre meglio una in più che una in meno. Quindi, vediamo un po'. Eh sì, era in pratica la seconda stella da recuperare, non era una stella segreta. Vai, quindi, torniamo e rifacciamoci questo livello. Anche perché tanto ho visitato solo la parte iniziale. E si va. Ok, stavolta non ci sono stati scattini strani. Entriamo e via. Sappiamo che lì ci sono soltanto monete, quindi... Oh! Anche quello poteva essere un sistema per prendere tante monete alla fine. Eccomi. No, è giusto, qui devo fare questo loop. Recuperiamo le astroschegge. Ma io quasi quasi quella vita me la vado a prendere. Ma sì, dai, tanto è un attimo. Capacità mie permettendo, è un attimo. Andiamo qui e andiamo. E porco boia! Un attimo, che adesso facciamo tutto. Intanto prendiamo queste, così stiamo tranquilli. Quella è una vita che voglio. Ok, ci siamo, Ora, con calma, senza fretta. Ah! Prendiamo la vita, vai, proseguiamo. Che da qui in poi... è tutto nuovo. Qui la gravità è sempre verso il basso. Che ci dai? Monete. D'accordo. Vabbè, questo naso che mi prude sempre quando registro. Un fungo energetico. Fungo energetico. Me lo posso prendere se faccio... Così. Vai. No, il loop non è sufficiente per sostenermi. Dobbiamo andare qui quando si chiudono, così veniamo trasportati verso l'alto. Quindi, via! Oh mamma, ma fermi tutti, buoni. Lì c'è un blocco, da qui si prosegue, ma voglio vedere che c'è. Qui è, sì, come faccio? Devo andare qui. Astroschegge, queste vanno bene. Qui dovrei fare una cosa... non lo so, vabbè, andiamocene. Qua, checkpoint. Mi rallento il tempo? No, inverto la gravità. Ah, però c'è un tempo limite. Aia. Che mi convenga eliminare tutti i Goomba? Proviamo.
Bene. Invertiamo. Andiamo. Alla fine eliminare i Goomba era una prassi più che altro. Che sono questi schifetti? Oh, oh, ogni tot si inverte la gravità. Bene, quindi aspettiamo un attimo. Questo lo accoppiamo, ho detto, ora. Ok, solide monete. Possiamo proseguire. Fermi, no? Aspettiamo che... E qui potrebbe essere pericoloso. Aspettiamo che la gravità si inverta. Ecco, ora. E andiamo. Oh mio Dio. No. Tutte monete in questo livello. No, non funziona al contrario. Ok, oh, la medaglia cometa. Me la sto rischiando. E invece ce l'ho fatta, grande. Abbiamo recuperato anche la medaglia cometa. Moneta, please. No, non facciamo cacchiate. Andiamo qui in tutta calma. Oh mio Dio, oh mio Dio. Eccola. Io controllo sempre, anche se so che ormai qui ci sono soltanto monete, quindi mi importa fino a un certo punto. Dovremmo essere vicini alla stella, la sento. Ok, sì, la stella è lì sopra. Sta. Però voglio vedere qui cosa c'è. Astro Schegge, dai, abbiamo fatto bene a controllare. Dai che ci siamo. No! Che rischio stupido. Ci sono andato... Ci sono andato vicino. Attenzione. Ho preso un rischio stupido. Dai, comunque ce l'abbiamo fatta. Un po' impiastrato, ma ce l'abbiamo fatta. Seconda superstella del gameplay. Sono curioso di sapere fino a che punto posso arrivare a registrare. Più registro e meno lavoro avrò da fare dopo con le successive registrazioni. Sto registrando di primo pomeriggio di sabato, potrei anche fare serata, ora vediamo in base a come sto, se non sento troppo caldo. 30 medaglie cometa. E galassia completata. Muah. Una vita one up, bene, una vita up. Continuiamo. Quindi qui per ora abbiamo, anzi no, dovremmo aver proprio finito, è comparsa la coroncina, quindi meglio così. Oh no! Galassia spettri vaganti, 2 stelle e una medaglia cometa. Oh, ok, facciamola. Stelle, no, stelle argento. Nel libro a sorpresa. Dai, sorprendiamoci. 8 vite. Pa, 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 pa. Ma cos'è, una sorta di casa sdraiata? Sono dei quadri, delle immagini. E lì c'è già un fantasmino che si sta nascondendo. Luigi! Ciao Luigi, vai, che tu sei esperto di fantasmi. Chi meglio di Luigi? Per un livello infestato di fantasmi, lo abbiamo visto con Luigi's Mansion. Oh, effetto nostalgia con Luigi. Ah, ma guardate che questo mondo è tutto bombato, cioè in pratica, beh sì, è un piccolo mondo. Mi chiedo se sia possibile accendere queste fiaccole, magari c'è un fiore del fuoco nelle vicinanze. Ambiente poco illuminato. Ah, le pareti che si aprono. Fantasmino. Ok, non li potevo battere, mi sembra, vero? No, qui torno indietro. No, probabilmente no. La musica di Super Mario World della villa infestata. Ok, livello bonus. Vediamo se riesco a ottenere qualche stella in più. Qualche vita in più. Allora, com'era qui? Ho già perso troppo tempo. Poi ecco, ho dimenticato anche il discorso dei fuochi fatui.
Stavolta ce l'ho fatta, ragazzi. Aspetta che prendo anche, ecco, una moneta per recuperare energia, qualche astroscheggia. Dai, dai. Stavolta finalmente è andata bene. Lì c'è un'altra vita extra. Fantasmini. È una zona abbastanza... Ok, qui c'è una piattaforma lancio, ma per prendere quella vita... Non ci sono delle porte qui, qualcosa... Forse l'avremmo raggiunta più avanti? Ok, no, neanche saltando sopra i fantasmi. Sapevo che non si poteva fare, ma io ci ho provato lo stesso. Va bene, niente, prendiamo questa piattaforma e vediamo dove ci manda. No, cambiamo proprio mondo, ragazzi. Chi lo sa? Spero che non fosse lì la medaglia cometa. E qui c'è un carrello di quelli che abbiamo imparato a conoscere e a odiare. Oh mamma. Intanto lì c'è il primo checkpoint. Mi chiedo se ci potrò arrivare. Ah, sì. Sento un suono però, c'è qualcosa. O c'è la stella qui sopra, oppure la medaglia cometa che non vediamo. Posso mettere in soggettiva? No, con questa impostazione no. Va bene. Ok, qui c'è un medaglione. Oh! Ma se non so... Vai! Quanto sono scemo! Pensavo che sarebbero cadute. Vabbè, dai, tre vite. Posso sopravvivere. Oh no, è cambiata anche l'asse gravitazionale. E non mi permette di vedere avanti. Ok, ecco la medaglia cometa. Presa per un soffio, ma è andata. Ok, ora sono tranquillo. Una luna bilancia, fantastico. Che trovate geniali. Porca miseria, Luigi, fai degli ottimi salti, ma a volte sono troppo. Eccoci qua, bene. Altra piattaforma di lancio. Sailor Luigi, amico Sailor Luigi, vai. Fantastroschegge. Meno male che ne ho prese più che potevo. Ok, questa qui è la prima stellina. Oh mamma. Stavo guardando la casa. Ok. Sì, è a tempo anche questa. Mai le cose con tranquillità in questo gioco. Oh oh, è anche scaduto il tempo. Va bene, rifacciamo, dai. No, c'è ancora qualcosa che non va però. Ah, si rialzano da soli. Beh, anche così va benone. Dai. Ce la faccio a prendere anche questa? No, però aspettiamo. Intanto facciamoci inseguire dai fantasmi. Eccoci. Presa. Dai, unitevi stelline. E ci siamo, ragazzi. Ah, che vigliacco. Ma guardate se per un pelo. Vabbè, dai, pazienza. Prendiamo la stella. E vai così. Andata pure questa. Quanto sto registrando? In questo momento segna 23 minuti. Non dovrei aver fatto particolari tagli. Non ci sono state interruzioni. Sta a vedere che questo video posso farlo quasi senza montaggio. 74 stelle. E 31 medaglie cometa. Parso il fantasma di Luigi. Ormai sappiamo tutto. Vai così.